La signora Cortazzo Maria Carmela di Cannalonga ha compiuto oggi 100 anni. Mi trovo presso il ristorante Pizzeria del Corso, sito in Cannalonga, in occasione della cerimonia del pranzo organizzato dai suoi molti figli, nipoti e qualche parente più stretto. Quindi... tutta la cittadinanza, l'amministrazione, io personalmente, tutto il Consiglio Comunale è al fianco di Zia Maria. I più vivi auguri per il 100° anno e quindi un buon compleanno da parte di tutta la cittadinanza. Che dire, è sicuramente motivo di orgoglio per tutta quanta Cannalonga, è quello che dicevo stamattina durante la cerimonia in chiesa, e che praticamente l'esito, il frutto, l'espressione di una vita lunga fatta di sacrifici, fatta di lavoro, fatta di dedizione, di famiglia soprattutto. E quindi ben venga questa festa che ha interessato tutta la comunità cannalonghese, l'amministrazione, ma tutta la cittadinanza. Io come figlia sono contentissima che mia mamma ha fatto 100 anni. Giuseppino, e allora abbiamo fatto una bella festa tutti insieme, siamo rimasti tutti contenti, orgogliosi della festa di mia mamma. Orgogliosissima, io sono la prima nipote e quindi sono orgogliosa, mi ha cresciuto, mi ha voluto bene, e nonna per me è tutto, gli voglio un bene tantissimo proprio, e la guardo e tutti i giorni prego Dio di farcela avere per sempre. E poi i miei nipotini, lei è Trisavola, io ho una figlia sposata, Daniela, che ha due bambini, che lei è la Trisavola, praticamente la nonna ha visto tre generazioni e io sono molto felice. Noi abbiamo un pronipote, vero? Però è conosciuto alle telecamere di Cilento Chan. Ricorda chi sei? Bartolo De Vita. Bartolo De Vita ha fatto parte del film Il Maestro più Margherita. Allora Bartolo, sei cresciuto, quindi hai una nonna centenaria. Sì, sì, assolutamente. Davvero un'emozione avere una nonna così che ci ha dato tanti consigli. Mia sua c'era stata una brava donna, abbiamo state quasi 50 anni assieme, ma non 50, un po' di meno. E allora è stata una donna forte e coraggiosa, e ci ha insegnato a fare tante cose, e è stata una brava donna. E mi trovo qui in compagnia della signora Cortazzo Maria Carmela. Come sta? Tanti auguri per i 100 anni. Grazie, grazie, 1000 anni. Tutta la famiglia e stessimi sempre contenti, uniti. Ma arriva a 100 anni, ce ne vuole? Non ci vuole tanto, pare sempre che non ce la fai, però passa un mese, passa un altro, presto è qui, pare come una cosa quando vola, a questo ti pare, se un poco che non ti senti buona, sei sempre preoccupato, chissà, rimani mattini sul magazzino, copo, lieto, se no. Quanti figli avete avuto? Eh? Quanti figli? Tre. Tre figli? Tengo tre figli, tengo tre fiori. Benissimo. Quanti nipoti? Nipoti ne tengo, loco, riesci l'uri, non aggiungo, il conto mi scordo, perché non mi scordo troppo questa capo che aggiungo per, quando viene figlio, ma quando non voglio venire, viene pure la figlia, ma viene aiutare. Io ringrazio a tutti, perché mi vogliono bene, mi rispettano, e ci ho fatto tanto per loro. Tanto. Non posso recitare, tanto. Intanto vi faccio tanti auguri. Grazie. Mi salutate tutti quelli che vi guardano dalla televisione. Grazie. Fate un saluto pure in Australia che ci guardano poi. Grazie.